Eccoci qui per una nuova ricetta, cari amiche e amici. Questo è un periodo di limoni, ce ne sono tanti. Ora, chi ne ha tanti, soprattutto biologici naturalmente, si possono fare diverse cose. Oggi faccio la marmellata di limoni, questi sono del mio albero, del mio giardino. Dunque, io li ho già preparati perché il procedimento è un po' lungo, nel senso, allora vanno messi in acqua fredda, tagliati in questo modo. Adesso vi faccio vedere come li dovete tagliare, come ho fatto io, per 24 ore. Poi sgocciolate l'acqua, mettete l'altra acqua fredda e poi li ritenete ancora 24 ore. Di nuovo si sgocciola l'acqua, nelle terze 24 ore, ecco, siamo a questo punto. Ok? Dunque, questi sono 7-8 limoni di questa misura più o meno, medio grande, diciamo, bellissimi. Con la buccia, mi raccomando, spazzolateli bene, puliteli bene perché, sai, va cotta con tutta la buccia. E sono 600 grammi di zucchero per questa quantità di limone. Io ne uso 500 perché a me piace molto aspra, siccome la mangio io, però la dose è 600 grammi. Procediamo. Allora, si levano i culetti in questo modo. Si taglia a metà e si fanno delle sottili fettine proprio finissime, il più che potete, in questo modo. Ok, poi ad una le sfogliate e togliete gli ossi, mi raccomando, perché altrimenti se cuociono gli ossi la marmellata diventa amarissima. Oltre che quando la vai a mangiare scrocchiano bocca e non è molto gradevole. In questo modo. E così fate per tutti e 8 i limoni. In questo modo togliete tutti gli ossi. E li mettete a bagno in acqua fredda per i vari 3 giorni. E quindi siamo arrivati a questo punto. Ora prendete una pentola e rovesciate il tutto dentro la pentola, compresa l'acqua. La mettiamo sul fuoco e come arriva a bollore, li facciamo bollire un minuto di orologio, proprio un minuto. Ok? Allora, la vado a mettere sul fuoco. I limoni sono cotti, hanno bollito il minutino necessario. Adesso li sgoccioliamo. E li mettiamo nel tegame a fondo doppio, mi raccomando, perché altrimenti la marmellata si attacca. Questi della Lagostina sono ottimi. Poi, quelli che avete giù. Che profumo meraviglioso. Io poi adoro i limoni, li mangio così. Mi piacciono proprio tanto. E mio marito quando li mangia comincia a fare così. Faccio con i brividi a lui. Io li mangio e lui mi dà i brividi. Allora, dobbiamo conservare quest'acqua di cottura 300 ml, 350 ml. Adesso io la misuro. Eccola qua. No, troppo. No, giusto. Allora, e la mettiamo insieme ai limoni. Ok? Controllate che quando, dopo che l'avete bollito, qualche semino che sicuramente vi siete perso, lo ritrovate. Poi aggiungiamo lo zucchero, ecco qui. Adesso la portiamo sul fuoco basso e la cuociamo per 40-45 minuti, girandola molto spesso, altrimenti si attacca. Vado a metterla sul fuoco. Adesso sa, la marmellata è cotta. Io l'ho passata un pochino con il mini pimer. Così rimane un po' pezzettoni e un po' cremosa. Guardate, c'ha un profumo meraviglioso, l'ho già anche assaggiata. È buonissima. Allora, adesso, questo qui è un attrezzetto che serve per il lavastoviglie, per mettere il sale. Siccome ce n'avevo uno doppio, l'ho lavato naturalmente, è molto comodo per mettere la marmellata. Ora, questa è bella densa, forse non è il caso, però quando le fate un po' più passate è molto più facile con quello. Adesso
Mettiamo le marmellate nel vasetto. Se avete tanti limoni, per utilizzarli potete benissimo spremerli, grattugiare la buccia, mescolare il tutto e poi metterli negli stampini del ghiaccio e congelarli, di modo che quando vi servono per, che ne so, una crostata, un ciambellone o anche per metterlo sul pesce, potete benissimo scongelarlo e così avete succo e buccia di limone artigianale, bello genuino. Allora, si è sporcato il vasetto, prendo un tovagliolo di carta, altrimenti si impastrocchia tutto. Ecco qui. Un consiglio che vi do. Le marmellate riempitele fino all'orlo del vasetto, di modo che si forma più facilmente il sottovuoto e si rovinano, c'è meno possibilità che si rovinano. Poi le mettete in questo modo sotto sopra, di modo che appunto formano il sottovuoto. Magari se volete regalarle e fare una cosa carina potete prendere delle etichette adesive e magari, non so, scrivere il frutto che è, la data, quello che volete scriverci, insomma, se volete mettere l'anno o proprio la data precisa. Fate una bella etichettina così, la dipingete, la colorate, come preferite e la attaccate col pennarello. Eccola qua. E poi riempite tutti gli altri. Un'altra cosa con i limoni che si può fare, il sorbetto, facilissimo. Si frullano, si spremono i limoni, si frulla il ghiaccio insieme al succo di limone con un paio di cucchiaini di zucchero, si frulla e viene un sorbetto veloce da poter magari offrire agli amici in pasto dopo un pesce, così si sgrassa bene la bocca. Ok. Eccola qua, adesso sta la marmellata, la siamo fatta, è buonissima, così ce l'abbiamo per le scorte per i dolci. Magna perché è bollente, però magari domani o dopodomani per la colazione o la merenda va benissimo. Adesso la sta, ragazzi, vi saluto e buona serata a tutti.